magari qualcuno oggi si aspetta da sottoscritto un intervento a tono del consigliere che mi ha preceduto, ma cercherò invece di distinguermi. Come la mia esperienza, diciamo, mi ha insegnato in questi 8 anni da consigliere comunale. Consigliere Foggia, il primo anno, avevo questo tipo di verve, di aggressione verso quei consiglieri comunali che rappresentavano questi banchi. Me ne sono reso conto con la mia maturità, la mia professionalità e con dei consigli che comunque ho accettato da parecchie persone. Ho cercato di buttare tutto su un dibattito politico e non sugli attacchi personali. Certo, comprendo che c'è chi soffre di inferiorità o di complessi, lo comprendo. O chi magari vorrebbe stare accanto al potere e non c'è, ma neanche io sono accanto al potere, perché mi reputo comunque un consigliere d'opposizione, costruttivo, ma consigliere d'opposizione. Ma la vera eleganza è quella di stare indifferenti a chi si sente inferiore o a chi fa una politica di bassa lega o eventualmente di ruoli politici. Questo consigliere comunale naturalmente è stato eletto sotto il nome dell'onorevole Nicola Cristatti. Se Cristatti oggi non fosse stato il sindaco di questa città, sono certo che lui oggi non era qui a presenziare in questi banchi. Dovrebbe essere grato al sindaco Nicola Cristatti. E ora divento oppositore perché magari non è stato riconosciuto come capogruppo dei Fratelli d'Italia. Perché la sua ambizione era questa. E a me dispiace, un ragazzo che io comunque in questo periodo di tempo ho cercato di indottrinare sulla questione ospedale. Perché per me esiste un rapporto di collaborazione e di sinergia, ma noto che c'è molta invidia, perché magari si vuole essere come Foggia o non lo so. Foggia è una persona che lavora per la città. Foggia non vuole fare né capogruppo, né l'assessore, né il vice sindaco ad oggi. La prossima legislatura vedremo. Ad oggi voglio ricoprire il ruolo di consigliere comunale. Non capisco dove voleva arrivare. Se esiste un reato è giusto che venga denunciato. Se esiste un reato, quando uno è bravo a parlare, deve andare avanti con le carte. Se c'è un reato è giusto che qualcuno paghi. Io non sono mai andato da un'azienda a dire assumete Tizio, Caio, Sempronio. Non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Il lavoro nobilita l'uomo. Se una persona non lavora, meschino. Se invece lavora, non deve lavorare. Perché il cognato di o il cugino di, ma in passato in questo bellice ambiente come venivano gestite i ruoli o le assunzioni? Io non lo so, non sono un organo inquirente, io non è che faccio indagini, ma sicuramente anche la passata amministrazione comunale non è che c'era tutta questa trasparenza e questa visibilità, ma questi 54-60 mazzeresi che venivano assunti che hanno fatto il concorso? 500, non so, hanno fatto il concorso? Non lo so. Non lo so come sono entrati questi dentro l'alto bellice ambiente. Qua si trattano di ditte private che uno presenta un curriculum, fanno un colloquio e poi eventualmente li assumono. Non li fa i colloqui Francesco Foggia. Quindi invito questo consigliere comunale che è stato così grande, grande ed entusiasta di quello che ha detto ad esporre a denuncia. Detto questo, io credo che ci sono qua molti consiglieri comunali, io credo che o di secondo, o di terzo, o di quarto grado, non so come, chi più ne ha più ne metta, ce ne sono persone che lavorano lì dentro, lato, eccetera, eccetera. Non vedo dove è il problema. Ci sono consiglieri comunali che hanno visto fratelli che si sono dimessi dal lato bellice ambiente. E queste cose, cioè, che sono reati, non l'ho capito io. Una persona non deve lavorare, non l'ho capito. L'importante è che Francesco Foggia non ha segnalato nessuno. L'importante è questo. Poi ognuno è libero di andare a lavorare dove vuole. Il lavoro è dignità. Si parla dello schermo. Raccapricciato. Un momento di aggregazione sociale dove ci sono state diverse associazioni.
di diversamente abili che hanno partecipato. Il comune ha speso circa 1.200 euro, se non erro, 1.200 euro ha speso su una proposta fatta dalla quinta commissione consigliare, da sette consiglieri comunali. Uno si alza, non si doveva fare, si sogna, qua non si deve fare niente. Questa città deve morire. Invece di elogiare un'iniziativa importante che nessuno ha mai fatto, dove ci sono state più di 1.500 persone in piazza, dove l'indotto ne ha tratto benefici, dove ho visto bambini sulle sedie a rotelle gioire e abbracciarsi fra di loro, che magari questi ragazzini si trovavano in quell'ora a casa a vedere una partita da soli, isolati, e invece l'abbiamo comunque resi partecipe di un progetto serio insieme a questa amministrazione comunale. C'è chi si sogna, queste 1.200 euro non devono essere spese, ma guardate che questa amministrazione non è costata 1.200 euro, è costata circa 3.500, adesso non mi ricordo bene, dalla delibera che c'è, perché qualcuno dice al gradatore, il comune ha dato un sostegno economico, ma la maggior parte delle somme l'hanno date le sponsorizzazioni. E ringraziamo l'associazione che si è fatta promotrice di questo grande evento. Che ben vengano queste iniziative. Consigliere Foggia, vado a conclusione. Io capisco la giovane età, la velleità di apparire. Un giorno non è buono il consigliere Firenze, un'altra volta non è buono il consigliere Ingargiola, poi non so, la consigliera Ioserita, oggi magari non è buono Francesco Foggia. Ma qua tu sei il numero uno, tu sei il più bravo di tutti, quindi non è buono nessuno in questo consiglio comunale. Quando uno litiga con 5, 6, 10 persone, il problema non sono le 10 persone, sei tu, il problema sei tu. Se io litigo con 29 consiglieri comunali, vuol dire che sono io il problema, non sono i 29 consiglieri comunali. E questo non porta da nessuna parte. Quando uno è comunque, come posso dire io, la causa della rottura di un gruppo consigliare, un motivo ci sarà. Io non vado a dire che Ingargiola vota per me alle regionali quando non ho avuto mai l'autorizzazione. Io questo non lo vado a dire. E mi dispiace veramente. Non mi aspettavo un'azione del genere. Ma capisco che ha bisogno pur di apparire ogni consiglio comunale individuare un membro di questo consiglio comunale. Ma naturalmente tutto quello che ha detto lo rimando al mittente. Bisogna crescere con la massima umiltà, bisogna avere il rispetto dei ruoli istituzionali. Non è il microfono che ti fa apparire, quello che conta è l'essere, e il consigliere Foggia è. Il consigliere Foggia, grazie al sostegno che c'è con l'assessore Silvano Bonanno, con il sindaco, lavora per la città, lavora per Borgata Costiera, Via Potenza, Piazza d'Europa, chi più ne ha più ne metta. Fate questo, questa è la politica che si fa. Piaccia o non piaccia, grazie. La politica che si fa è questa, quindi mi devo fare finire, Presidente. Vado a conclusione, non devo okay. Piaccia o non piaccia, a Mazara si chiede la politica del fare, e quello che lo dimostra è il consenso. Non si fa una politica dell'attacco personale quando non ce n'è bisogno. Grazie consigliere Foggia. Presidente, vado a conclusione. No, semplicemente una comunicazione che devo fare al vice sindaco, e lo invito perché mi piace la politica del fare. Vice sindaco, se c'è la possibilità domani mattina di andare a fare un sopralluogo con lei al cimitero della città di Mazara del Vallo, perché ci sono secondo me diversi interventi di manutenzione straordinaria che devono essere fatti. Ci sono rubinetti dell'acqua che comunque sono sempre aperti a causa di rottura, adesso non so. Mi segnalano anche del basolato nel cimitero nuovo che è staccato, quindi è un pericolo per l'incolumità pubblica. E poi mi dicono pure che si dovrebbe sistemare anche l'area parcheggio, che è un po' sporca, se la potremmo puliziare dalle discerbature, e comunque altre situazioni che poi andremo a vedere di persona. Questa è la politica che mi piace.